Che cosa rimane ogni anno del Festival di Sanremo? CD, musica, pubblicazioni. Abbiamo provato a scomporre al microscopio il festival grazie al critico musicale Dario Salvatori. Quali sono state le belle novità, se ci sono state, di questa edizione? Ma sicuramente luce ed ombre, no? Sicuramente, perché io trovo intanto che il cast sia inferiore rispetto a quello dello scorso anno. Inferiore perché manca un guizzo, manca il nome che non ti aspetti, no? Almeno l'altro anno c'era Vecchioni, che era il nome che non ti aspetti, intanto perché tornava al festival dopo 35 anni e poi perché, anche se sia pure alle prese con una canzone noiosa che soltanto dopo un anno ha detto che era scritta sgrammaticata come sintassi eccetera, l'anno prima però non l'aveva detto, comunque insomma ha spostato qualche cosa. Gli stranieri servono e come? Quando è morta Whitney Houston, tutti noi a cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasmesso, prelevato dalle teche, la sua partecipazione al Sanremo dell'87. Ecco, allora, io sono uno che lavora molto con le teche, e quello che lavorerà nelle teche fra 10 anni, facciamo fra 20, cosa preleverà? E quelli che ci sono qua quest'anno? Preleverà poco, no? Insomma, io non vedo un cast così... La domanda nasce spontanea. Quando è l'ultima volta che un esperto di musica si è entusiasmato a Sanremo? No, io mi entusiasmo e vengo sempre con grande piacere, però entusiasmarsi per un cast di questo tipo ce lo dobbiamo inventare dall'altra parte. Ora facciamo una domanda di riserva. Cosa passerà di più in radio? Ma in radio, le radio purtroppo hanno una mentalità contorta e anche un po' troppo spregiudicata a mio parere, cioè non... La media in questi ultimi anni è stata di 3 o 4 pezzi a festival, quindi proprio molto molto bassi, e loro sostengono che non hanno lo specifico sonoro che propongono. In realtà è un fatto di marketing, insomma le scalette e le rotation della radio non le fanno i DJ o gli artistici, le fanno i commerciali, il marketing, questo dice tutto, no? In conclusione volevo chiederti, che rapporto hai con i social network? Quest'anno su Twitter addirittura i cantanti poco prima di andare in scena così chiamano in adunata tutti i fan, magari facendo vedere la foto del camerino. Cioè, credi che possa essere anche un veicolo che possa aiutare la musica? No, la musica non l'aiuta affatto, aiuta tutto quello che ruota intorno alla musica, insomma. Li usi tu? Sì, per informazione sì, personalmente come vita privata no, ma sai, una volta c'erano i fan club che svolgevano un'attività capillare fortissima, adesso insomma sono superati, oppure sono i fan club che si sono appoggiati ai social network. Trovo invece un'esagerazione chiamare i giovani e social e chiamare i big gli artisti. Lo trovo veramente un'esagerazione lessicale che non serve a nulla, insomma. Social poi che vuol dire? Questi, se c'è qualcuno che non socializza, sono i giovani cantanti, perché nascono negli studi televisivi di Maria De Filippo, da quelli si trasferiscono in un altro studio, in un'altra televisione, magari Sanremo, perdendo di vista il palcoscenico, le birrerie dove dovrebbero fare gavetta, le jam session, cioè tutto quello che fa questo mestiere, no? Quello non sanno neanche cos'è, e quindi sono anti-social loro.